E dallo studio 3, mentre dallo studio 1 di San Pier Niceto sta andando in onda una trasmissione del territorio messinese, noi riprendiamo la linea da Roma per di nuovo un ennesimo appuntamento con Francalcio in realtà. E continuiamo a affrontare l'argomento attualità, perché per esempio qui mi scrive Marinella, ma parlate della Roma che è meglio così l'attualità non la sentiamo più. Ma bisogna tenere invece il polso sull'attualità, sia che la si veda in un modo positivo, sia che la si vede in un modo diametralmente opposto, perché bisogna essere informati e soprattutto che noi, gente comune, gente normale, possiamo dire la nostra, perché sui canali televisivi imperversano virologi, scienziati, sedicenti tali, tutti esperti, e ognuno ci dà la sua ricetta come se fossero delle ricette di cucina, delle ricette culinarie, quando invece abbiamo davanti uno spettro, un terrore che si chiama Covid. E non è che il Covid fa venire il mal di gola, poi uno sta a casa, guarisce e pazienza. No, il Covid nell'ultima degenerazione può portare anche all'altro mondo. E allora, secondo me, dobbiamo stare attenti. Questo deve essere la base per tutti. Quindi quando vedo situazioni che corrono appresso le ambulanze con i SUV, eccetera. Però ne parliamo col nostro amico, altrimenti diventa un mio editoriale e non va bene. Buonasera a Lorenzo Colangeli. Ciao Lorenzo. Ciao Roberto, buonasera a tutti i radioascoltatori. Oh, io anticipo subito che alle ore 20.05, grazie Valentina, ci sarà l'appuntamento con il rugby sempre curato da te, perché io lo dico senza la minima ombra di dubbio e perplessità, Lorenzo Coangeli, oltre che essere un appassionato di rugby, è un espertissimo e soprattutto ci ha regalato due interviste da favola con due ottimi personaggi di questo mondo. Quindi alle 20 oggi il rugby con Lorenzo Coangeli, ma qui entriamo in attualità Covid, e qui la gente, detto in senso lato, in senso largo, è divisa in due tronconi: chi dice positività sull'operato del governo e quindi bisogna fare questo, più di questo non si può fare, oppure bisogna arrivare di nuovo anche a un'altra chiusura totale, non bisogna aver paura, e chi dice che invece il governo, il sistema ci sta sguazzando dentro pur di intimorirci. Allora, l'unica perplessità oggettiva che esce sono i sussidi e i rimborsi, che sono molto lenti ad arrivare a coloro che sono danneggiati da questo Covid. Questo è fuori discussione, però la gente è divisa, dicevo, in questi due tronconi, quello positivo e quello negativo. Poi abbiamo situazioni come che addirittura adesso c'è la moda di correre dietro le ambulanze per tentare di sfasciarle, di rovinarle, addirittura di fare del male a operatori sanitari che fanno il loro lavoro, porca miseria, cioè sarà pure poco radiofonico, direttore, mi scusi, ma cioè, il sangue arriva fino in testa, non si possono vedere scene del genere. Di tutto questo che idea si è fatto Lorenzo Colangeli? Vabbè, io innanzitutto, cioè, per chi non mi conosce, io sono un operatore sanitario, lavoro da 30 anni nel mondo della sanità pubblica romana e privata, quindi conosco un po' certe dinamiche. L'idea mia, io sono una persona che cerca di vedere le cose come stanno, valuto la percezione reale di quello che accade, quindi a un certo punto abbiamo degli ospedali che sono pieni di pazienti con patologie con sintomi legati al Covid che li portano a essere trattenuti o addirittura messi in una situazione di ventilazione o addirittura essere intubati, non credo che sia una cosa falsa, ecco, quindi questa è la cosa importante. Fatto riguardo il discorso legato a come gestisce come sta gestendo il governo, io le posso dire che, come ho sempre detto, la sanità italiana non è che adesso ha dei problemi, la sanità italiana ha dei problemi che sono purtroppo legati a una struttura sbagliata, errata e poco, diciamo, costruita da tantissimi anni. Quindi di conseguenza, nel momento in cui c'è stato, vedi quello che sta succedendo in Calabria, ci sono queste situazioni così gravose. E sono sempre figlie di una situazione gestita male. Io speravo che dopo quello che era accaduto, io speravo che qualcuno potesse mettere mano, soprattutto certe regioni abbastanza laboriose, no? Con, certo, grandi proclami, no? Potevano mettere mano a cambiamenti anche strutturali, ma poi alla fine
sono andati a cozzare con quello che poi è la burocrazia e poi delle situazioni reali, vedi contratti di lavoro bloccati, situazioni in cui praticamente non ci sono stati dei concorsi oppure c'è stato una sorta di spostamento di operatori da una regione all'altra, creando poi problematiche in altre regioni. Non ultimo il problema è in Sicilia, dove c'è una carenza in Sicilia di operatori sanitari, di infermieri e assistenti, perché molti di loro hanno preferito giustamente andare presso altri lidi, altre regioni dove sono stati fatti dei concorsi, sono stati assunti, no? E quindi il problema è proprio qua. Ora, io non voglio entrare anche nell'ambito della dinamica delle zone rosse, arancioni e gialle, perché sono cose che ovviamente, come ho detto l'altra volta, sono legate a dei parametri che vengono monitorati settimana per settimana da parte degli assessorati regionali, che danno delle notizie chiare su determinati parametri che l'Istituto Superiore di Sanità e il Comitato Tecnico-Scientifico richiede per poi consigliare il Ministro della Sanità a prendere dei provvedimenti. Però poi vedi, ci sono state delle regioni che autonomamente, vedi la regione Abruzzo, senza aspettare diciamo un decreto o un ordine da parte del governo o del Ministro della Sanità, si sono auto praticamente messi in zona rossa. Questo sempre perché purtroppo loro sanno benissimo che hanno delle gravose problematiche strutturali che non gli consentono di poter affrontare questa grossa richiesta di aiuto da parte della popolazione che sta male. Allora, se queste regioni avessero già avuto maggiore autonomia nelle decisioni, non sarebbe stato meglio? Allora, il problema è proprio qua. Allora, noi dobbiamo sapere, quello che la gente non sa, oppure fa finta di non sapere, oppure purtroppo non sa. E tutto ciò che riguarda la sanità e la gestione della sanità è autonoma dal punto di vista regionale, cioè ogni regione ha una sorta di autonomia. Quindi le regioni con i loro governatori possono tranquillamente gestire quelli che sono i fondi che già a monte nei bilanci vengono dati dal Ministero della Sanità. Ho capito. Ora, Allora, quando qualche governatore di qualche regione dice che c'è eccessiva interferenza da parte del governo, quindi di Antonio Conte, sono arrivato, di Giuseppe Conte e compagni, non ha tutti i torti allora? No, secondo me non è che, secondo me i governatori fanno, se sono governatori, governatori, perché ci sono dei governatori come quelli che dici te, che sono dei governatori, per esempio quello che abbiamo Cirio, abbiamo De Luca, scusa, abbiamo Cirio e abbiamo Fontana che ti stanno dicendo quello che dici te, solo perché loro ti dicono, guarda, noi siamo strutturati in una certa maniera, potremmo migliorare la nostra situazione di ricezione dei malati e di conseguenza questa situazione di zona rossa ci sta stretta, perché poi ovviamente tu sai benissimo che la zona rossa prevede poi delle restrizioni, delle situazioni di contingenza, di chiusura, no? Ok. Poi ci sono invece regioni che invece erano state messe in colore giallo, in colore arancione, o come l'Abruzzo, come la Campania, che invece dicevano l'opposto, dicevano ah, mi state tenendo aperto, devo chiudere, devo tenere chiuso, perché? Perché loro di contro, sapendo la loro realtà strutturale sanitaria, sapevano che sanno che possono andare incontro a grosse problematiche. Non per questo abbiamo visto il famoso morto ripreso sul telefonino all'ospedale Cardarelli, che poi si è venuto a sapere che aveva avuto purtroppo un attacco cardiaco, ma però non si dice, però diciamo, e la problematica era legata al fatto che la quantità, la troppa quantità di utenza all'interno del pronto soccorso del Cardarelli aveva provocato una non soddisfacente ricezione dello stesso malato che poi alla fine purtroppo è deceduto. Quindi questo ritorna al discorso mio, qual è il problema? Non è il problema se è colpa del governo o colpa dei governatori, qua il problema è che bisogna essere persone serie, bisogna avere la serietà di capire e di dire le cose come stanno. Se a un certo punto abbiamo una Calabria che sono esattamente 10 anni che è commissariata perché due o tre ASL, adesso non voglio dire uno sbaglio, ma
sicuramente due sicuro, sono state commissariate per inquinamento mafioso. Allora io mi domando, come è possibile che una regione che ha avuto due governatori, di cui purtroppo l'ultima che è deceduta poco tempo fa, ancora continuava ad avere un commissionamento dal punto di vista sanitario. Di quella signora che oggi un altro esponente politico ha detto lo sapevano che era malata oncologica, non l'avrebbero dovuta candidare né eleggere. Vabbè, questo fa parte del problema. Allora, guarda, il problema che doveva essere eletta è una cavolata per me, se non sbaglio. Il fatto che sia stata messa come candidata, forse molto probabilmente gli autorevoli esponenti del suo partito e della coalizione forse avrebbero dovuto pensarci, però comunque come detto poverina, esatto, non si può speculare sulle disgrazie degli altri, però il problema adesso lasciamo perdere la signora purtroppo deceduta e mi dispiace tantissimo, andiamo a vedere la realtà. La signora in questione aveva comunque chiesto una divisione della situazione del commissionamento, ma l'aveva chiesto perché molto probabilmente voleva riappropriarsi di una certa situazione. Certo. Ora il problema grave, un'altra cosa che non si sa, e questo io l'ho sentito poco tempo fa da Gattieri, che è quello che due giorni fa ha firmato il foglio di arresto del presidente del Consiglio Calabrese, è che praticamente quando tu commissari una regione perché ci stanno vari problemi, per esempio noi abbiamo avuto, non so se tu lo sai, noi abbiamo avuto nel Lazio l'assessorato alla sanità è stato commissariato per 7 anni, sia nel periodo della Polverini e sia nel periodo di Marrazzo. Questo perché l'amministratore della sanità a un certo punto aveva commissariato il nostro assessorato regionale del Lazio, in quanto a differenza della Calabria, che c'era stato un inquinamento mafioso, per un deficit talmente enorme che a un certo punto hanno dovuto riprendere in mano la loro situazione. Quindi noi abbiamo avuto la regione Lazio che, quando è rientrato Zingaretti, nel primo mandato di Zingaretti, ancora era commissariata, perché aveva la cultura, lui era riuscito ad avere il commissariamento ad acta. Che vuol dire? Vuol dire che lui era stato tolto, questo personaggio che era stato nominato, adesso non mi ricordo il nome, nominato dal Ministero della Sanità, sì, e l'aveva preso in carico lui. Ora, questi commissionamenti che avvengono in varie regioni, adesso io non lo so se ci sono anche in altre regioni, io spero di no, sono sempre figli di che cosa? Di una situazione di gestione, di malgestione dal punto di vista amministrativo, dal punto di vista politico. Una mala gestione che è affiorata con tutte le sue conseguenze peggiori e negative, visto il dramma Covid, perché esatto, sarebbe affiorata lo stesso, però forse in maniera meno incisiva se non ci fosse stata questa pandemia. Io penso che la maggioranza della popolazione italiana molto probabilmente manco neanche lo avrebbe saputo che la Calabria era 10 anni che era commissariata, no? No, no, è andata alla ribalta della cronaca per questa pandemia, se no no. Se no tutta questa notorietà della notizia non c'era, è vero. Certo, che poi il commissario era una persona che quel giorno ha detto che era ubriaco, che era stato non so che aveva detto tizi per tizi, quindi si è rilevato una persona completamente incompetente. Quell'altro che è stato nominato purtroppo peggio di quello di prima. E qua devo dire che purtroppo chi ha fatto il nome di questo ha preso una grande cantonata e signor Conte in questione si è preso le responsabilità che secondo me neanche erano sue, però comunque ha dimostrato una certa serietà in questo settore, sì, in questo frangente sì, è vero. Ecco, ora qual è il problema? Adesso c'è il discorso di Gino Strada, no? C'è il discorso di Gino Strada, dove l'NG e tutto quello che ne comporta. È ovvio che è una sconfitta quando tu chiami una ONG a gestire una certa cosa, e capisco, comprendo anche Spirlì, che in questo momento è quello che comanda, diciamo, giù in Calabria, che ovviamente vorrebbe mettere una persona lui. Però parliamoci chiaro, io faccio questo discorso, noi abbiamo praticamente avevamo un commissario che praticamente non è che poteva nominare lui delle persone che dovevano gestire, organizzare e riorganizzare una certa sanità calabrese, ma avevamo, lui doveva poi sottostare a dei funzionari locali che erano sempre quelli,
Cioè, alla fine tu commissari un assessorato regionale per riorganizzarlo, per farlo ripartire, ma devi lavorare sempre con quelle persone che comunque stanno all'interno di una struttura amministrativa che è commissariata perché c'è un inquinamento mafioso. È come un gatto che si va a mordere la coda, praticamente. Quindi il problema qual è? Sarebbe stata la cosa più insensata, sarebbe stata quella di nominare persone esterne che andavano giù in Calabria. Esatto, un team, un pool di operatori e di organizzatori del settore molto esperti che sapevano raddrizzare la barca. Non perché io sono calabrese o perché amo la Calabria o perché voglio... Questo ragionamento è per far capire alla gente che il problema calabrese è un problema abruzzese, è un problema lombardo, è un problema laziale. È un problema che può coinvolgere tutte le regioni d'Italia, dal nord al sud, è vero. Certo, quindi Lorenzo, dimmi. È tutto qua. Lorenzo. No, questo come ha detto te, no, il Covid è stato quello che ha fatto emergere in maniera così esponenziale queste gravi problematiche. Queste gravissime problematiche che sono affiorate poi con una tragedia, perché fossero affiorate con una situazione più controllabile, magari avrebbero destato meno scalpore, meno clamore, e invece no. Però è una situazione, come giustamente dice Lorenzo, quella della Calabria, che potrebbe eventualmente, per assurdo, per realtà, coinvolgere tante altre situazioni territoriali. Quindi c'è da risanare la sanità, da farla funzionare. Questo indipendentemente da chi governa e da chi sta all'opposizione. La sanità deve essere recuperata. Punto primo. O ti chiami Conte, o ti chiami Salvini, o ti chiami Meloni, o ti chiami Raggi, la situazione sanitaria deve essere risanata. E il secondo punto, che forse bloccando tutto per un mese ottieni risultati migliori, però non dico 24 ore dopo, ma 48 ore dopo, sul conto in banca personale di ognuno di coloro che sono danneggiati ci dovrebbe essere un indennizzo, che invece non arriva. Aspettiamo altri soldi, però ricordiamoci che quei soldi non sono regalati. Alla fin fine noi prenderemo quei soldi, riusciremo ad emergere e poi saremo oberati di tasse maggiori per restituire il debito. Questa è la realtà dei fatti. Questo molto probabilmente potrebbe essere anche questo. Ora, questo io sinceramente non rientro in tematiche di cui io non conosco, ma posso pensare che, come dici te, ovviamente... Ma si ripercuote su tutti noi, Lorenzo, non è che chi è di una parte non è di una parte, sì, no, si ripercuote su tutti i cittadini, perché ci troveremo, chiedo scusa Lorenzo, ci troveremo a pagare un peso maggiore di IRPEF sulla busta paga, sul salario, sui proventi, perché dobbiamo restituire i soldi che ci hanno dato. Quando poi c'è un'altra situazione sommersa, che abbiamo dei miliardi messi per l'Europa che sono nostri, ma che non ci ridanno indietro nemmeno se ci facciamo in quattro, oltretutto. Diciamo che ci sta anche una spinta da parte, adesso non si sente più, ma fino a poco tempo fa c'era una spinta da parte di certi partiti, di certe aree politiche che spingevano per prendere il famoso MES, no? Di cui sì. Io sostengo tuttora che il MES comunque è in prestito, cioè che poi è un prestito molto oneroso, attenzione. Sia un prestito poi con una forma di condizioni molto 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 basse, ma comunque è sempre prestito. Allora, qual è il problema? Il problema è proprio là, cioè cerchiamo di essere delle persone concrete. Allora, certo. Noi dobbiamo cercare, come hai detto te, no, sempre sostenuto, lo dici anche te, lo dico io da tanto, proprio perché, ripeto, vivendo la realtà della quotidianità, delle strutture ospedaliere, delle persone che stanno male, e guardate che la gente, io non è che voglio fare terrorismo, la gente sta male, cioè comunque c'è gente che, in questo momento noi parliamo, c'è gente che sta combattendo per rimanere qua con noi, quindi questo vuole poi fare capire che la cosa importante è prima di tutto cercare di salvaguardare le vite della gente. Dopodiché è ovvio, è giusto che ci sia il problema economico, è giusto che ci sia quella cosa che debba far modo che la gente poi abbia dei denari per poter mangiare, per poter vivere, per poter pagare le utenze, per poter pagare tutto quello che giustamente deve affrontare la quotidianità. Però è pure vero che tutta questa situazione economica che si sta cercando di
di aggiustare, se vogliamo usare un termine più appropriato, deve essere gestita anche da chi comunque sta al governo e che sa benissimo nei suoi bilanci, nella sua situazione economica, se può o se non può e in che modo può dare, certo, questi soldi. Quindi Lorenzo, mi dicono dalla regia ci sono altri 3 minuti, sono pochissimi, sì, però 2 flash li vogliamo dedicare, un minuto, attenzione. Allora, la prima su quelle persone, e ho i microfoni accesi per cui mi esprimo educatamente e civilmente, che non sapendo quello che devono fare nella vita, corrono appresso le ambulanze, tentano di danneggiare l'incolumità degli operatori sanitari, vogliono speronare addirittura le ambulanze con i SUV e via discorrendo. Di che cervello sono fatti? Oppure a che cosa mirano? Perché quando tu hai distrutto un'ambulanza, che hai risolto? Hai fatto solo un danno. Io non voglio esprimere parole, perché secondo me, cioè, viene con sé qualsiasi parola brutta e sarebbe giustificata. Ora, il problema è che purtroppo c'è tanta gente che ancora pensa, crede che ci sia tutta una forma di complotto, tutta una forma non reale, non vera di questa situazione, che ci sia sempre qualcuno che stia dietro a tutto questo perché ci deve magnare, perché ci deve guadagnare, così. Io dico solo una cosa: a sta gente qua sarebbe da prenderla, portarla all'interno delle aree intensive di questi istituti ospedalieri, io ci sono stato purtroppo, e far vedere un attimo di che cosa si tratta. Fai venire una forma di pochi minuti. Io ti dico solo che noi abbiamo, questi giorni ci hanno dato nuovi dispositivi di protezione. Io l'altro giorno sono tornato a casa, che avevo un'emicrania fortissima, perché io sto con mascherina, sto con il casco davanti, cioè vivere anche una quotidianità. L'operatore sanitario poi comunque è una persona che è pagata male, e te lo dico non perché voglio piangere, perché è così, poi questo un giorno ne parleremo, che sta là per aiutare e per cercare di salvare le vite umane. Quindi quando tu a un certo punto vuoi sabotare o andare incontro a queste persone e sabotare una struttura che sta cercando in questo momento di aiutare le persone, per me sono persone che non sono qualificabili, cioè non posso dare... Se le qualificheremo rischieremo di essere poco civili e poco educati. Ci siamo... Quello che tornava al discorso, ma l'abbiamo fatto un'altra volta, che purtroppo da una parte c'è una libertà di espressione, come hai detto te, gente che si sveglia la mattina e non lo so, diventa uno scienziato, diventa... Sì, è vero, grande, sì, sì. E gente, tanta gente ci crede, capito? Poi è fomentata. Abbiamo inquadrato questo, l'ultimo flash, sono più di 70 giorni che i pescatori siciliani sono in mano di quei banditi che rappresentano non so quale delle 3 Libie, e non si riesce a liberarli. Allora, io adesso non ho nulla contro Di Maio, perché Di Maio è 5 Stelle, ci mancherebbe altro, però a me sembra che il ministro degli esteri, almeno a sembianza esterna, sia un po' troppo morbido davanti a questa situazione. E poi, se hai navi della marina militare, vedi navi nemiche in questo momento, come le libiche o di altro paese lì, che vengono a sequestrare i pescatori, e tu li devi difendere, non c'è poco da dire. Terzo punto, i parenti sono con una tenda lì vicino Palazzo Chigi, cioè il presidente Conte non si degna nemmeno di andarli a vedere, questo è non ero al corrente di questa cosa, e se è vero quello che dici te, allora te lo dico, l'hanno raccontato su Rete4. Io spero che chi l'ha raccontato, diverse persone di vario colore politico, non se lo siano inventato di sana pianta. Penso proprio di no. No, io penso di no, pure io. Non credo. Questo mi dispiace molto, e spero che questa cosa si possa risolvere al più presto. Però sono più di 70 giorni, cioè. Fossero stati pescatori francesi o americani o inglesi, a quest'ora la Libia era strabombardata. Ma questo perché questa è la ritorsione, poi probabilmente non c'è le bombe mi dispiace, fa un sorriso amaro, questo è un sorriso amaro, perché certo, poi non è un sorriso però adesso pure che ci fosse stato un ministro di destra come ministro degli esteri, la stessa cosa, cioè sì. Non siete capaci di risolvere una situazione. Queste sono cose che io non comprendo, non conosco. Posso pensare, sai, che ci sono degli equilibri anche di politici che noi non
passiamo al corrente, perché Grazie. c'è una situazione similare, non voglio paragonarla, ma noi abbiamo c'è un ragazzo italiano che italo-egiziano che sta giù in Egitto Sì, da forse no, no, in galera e si capisce perché quello ogni 50 giorni gli danno altri 50 giorni eppure là non se ne esce fuori. Abbiamo avuto quel ragazzo che è stato ucciso Bravo, esatto. e eppure Cioè, là non ne veniamo l'Italia fuori. all'estero pesa molto, molto poco. Questa è la realtà dei fatti, Questo perché purtroppo è anche dovuto da una situazione purtroppo politica generale, anche europea, che adesso non è così Certo. strana. Adesso io poi ripeto, non sono molto al corrente No, di certe no, cose, però quindi un po' chiaramente di il desiderio calmarsi. di riportare in patria questi pescatori sequestrati in acque internazionali, oltretutto, Mi trovo d'accordo con te, mi dispiace sapere questo sì, effettivamente speriamo che adesso, indipendentemente dai colori politici, il signor Di Maio esatto. riesca a dipanare questa matassa, perché se tanti innocenti non devono pagare non so che cosa, non so che. Perché poi qui mi si dice, qualcuno mi scrive, dice, ma lì c'è sotto una questione di soldi, che se tu paghi a peso d'oro quella Libia lì, quelli te li rimandano pure sull'aereo Boeing internazionale. È chiaro quello, no? Cioè, tu non vuoi imbarconi, mi mandi i soldi, se vuoi i pescatori, mi mandi i soldi, siamo sempre lì. È tutta sempre una questione legata al dio denaro. Speriamo bene che le cose si mettano bene nel più breve tempo possibile per questi 70 innocenti che stavano solo lavorando, facendo i pescatori, in quello delle acque internazionali. Sul resto, sul Covid, abbiamo molti punti convergenti perché adesso è ora di smettere di litigare politicamente, ma di rimboccarsi le maniche e di far funzionare la sanità fino a che questa pandemia non sarà debellata. Ce ne vorrà ancora del tempo, ma con la buona volontà. Io me lo auguro, ripeto, te l'ho sempre detto, quello che mi auguro, l'auspicio è che nel momento in cui si arriverà a una forma di stabilizzazione, vedi i vaccini, vedi una forma proprio di ritorno a una normalità, questo sia d'aiuto per poter, come dici tu, rivedere, ristrutturare, ripartire, riorganizzare la sanità italiana, Certo. perché la sanità italiana. Io non è perché io voglio sempre parlare di sanità perché forse non ti ho afferrato, sei vivo, sono 30 anni che sto dentro. La sanità italiana noi abbiamo eccelsi professori, eccelsi medici, abbiamo degli infermieri eccezionali. Cioè noi abbiamo, noi non, ce, noi, cioè, no, cioè, noi non ci rendiamo conto che noi se andiamo all'estero, questa grande potenzialità noi non la troviamo. Il problema è che se ci fosse la volontà e la voglia di poter veramente gestire meglio, noi veramente avremmo una Vero. situazione di e questo perché lo dico perché io ci vivo, lo so, è tutto qua. Esatto. Lorenzo, mi Comunque, aspetta, dispiace. volevo dire una cosa. Io ho visto, in realtà, ho visto il film di Francesco Totti, Sì. andato a parlare. Allora, mi è piaciuto tantissimo, non so se l'hai visto anche tu. Sì, l'ho visto. Ecco, volevo dire alla gente di vederlo perché guarda, a parte il fatto dei colori, quello che è, ognuno poi ha la sua giustamente fede che è sportiva, e a me è piaciuta molto la parte in cui lui vive la sua famiglia, vive quello che è le sue radici, quello che sono, quello, non se ne è mai scordate, la madre. E questo è anche per far capire poi che noi, anche se alla fine abbiamo dei colori politici che giustamente noi serviamo perché abbiamo delle nostre. Dobbiamo scordarci che noi siamo Bravo. italiani e dobbiamo partire dal presupposto che noi ci dobbiamo volere bene, ci dobbiamo volere bene, dobbiamo stare uniti, dobbiamo credere in quei valori che sono quelli fondamentali di questo paese, che sia poi gestito in questo momento da un governo particolare, che possa divenirne un altro. Ma la cosa importante è proprio questa, perché se riusciamo a essere uniti, se riusciamo a collaborare, a stare insieme, sicuramente ne veniamo fuori meglio, ma Vero. anche più, con più voglia, con più voglia di cominciare.
e continuiamo a litigare, e continuiamo a guardarci. Non andremo mai da nessuna parte, è vero. Questo è vero, se lo dovrebbero mettere in testa pure coloro che siedono sui seggi parlamentari, oltre che noi della strada, oltre che noi comuni cittadini. Lorenzo, io con te parlerei pure fino alle ore 24, perché di argomentazioni ce n'ho a iosa, però i tempi sono tiranni e dobbiamo cedere la linea a Montesagro, perché devono partire con un'altra rubrica. Ti saluto a tutti. Buona serata. Di questo ti ringrazio, e tra meno di due ore c'è l'appuntamento con Oggi e Rugby, sempre condotto da te. Perfetto, grazie a tutti, spero che vi ascoltate e che vi darò notizie inerenti a questa disciplina sportiva. Esatto, grazie di cuore Lorenzo, buona serata e buon proseguimento. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ringraziamento così a Lorenzo Colangeli, purtroppo i tempi sono tiranni e devo stringere, perché se no c'era da affrontare anche ancora diversi argomenti, da approfondire diversi argomenti, però chiaramente mi rendo conto anche dei tempi tecnici di trasmissione. Per il momento ci fermiamo, la linea di nuovo va allo studio centrale a Roma, grazie.